Adice, Paolo. Paolo. E a questo punto io chiamo qua alla Sala San Girolamo per questa grande inaugurazione ufficiale di Longiano in Lobby, il primo cittadino, il dottor Hermes Battistini. Tutto l'insegno dell'amore, Hermes. Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio per questa partecipazione così numerosa. Devo dire che finalmente ci siamo, perché insomma ormai sono alcuni mesi che stiamo lavorando con Daniele Barogno dello studio Feda dietro questa manifestazione. Una manifestazione che ha come tema principale l'amore, ma l'amore diciamo nella sua accezione più ampia, non solo l'amore tra due persone, ma l'amore verso qualunque cosa, può essere verso il proprio paese, verso il paesaggio, verso la scuola, un amore davvero vissuto a 360 gradi. E viene declinato questa festa dell'amore attraverso diciamo manifestazioni, poesia, arte, cultura e anche enogastronomia, perché mi sembra importante sottolineare che in queste due giornate ci saranno anche prodotti del nostro territorio, però rielaborati anche con ricette che ci sono state date da chef internazionali. Poi dopo chi seguirà saprà anche raccontare meglio nei dettagli queste caratteristiche. Un'altra particolarità di questa manifestazione che a me è piaciuta molto è stata il fatto del coinvolgimento di diversi pezzi della nostra comunità. C'è stato un coinvolgimento di tutto il centro storico, delle associazioni, dei pubblici esercizi e soprattutto della scuola. La scuola ha dato un supporto veramente importante e devo ringraziare di questo tutte le insegnanti e la direttrice, la preside, io continuo a chiamarla preside perché sono rimasto con i vecchi termini, e hanno partecipato davvero fattivamente a questa iniziativa già da questa mattina quando abbiamo visto su nella piazza Malatestiana lo spettacolo che ci è stato offerto dai bambini della scuola dell'infanzia, e domani mattina ripeteremo con i ragazzi delle scuole elementari e medie. Quindi ringrazio anche l'UNICEF, voglio ricordare come la nostra scuola è stata insignita del titolo di scuola amica dei bambini, e questa sera c'è anche la presidente provinciale dell'UNICEF, Chiara Morale, e c'è stato un appoggio, un sostegno importante anche da parte dell'UNICEF. Quindi voglio ringraziare tutti per questa inaugurazione che segna, per me, mi piace definirlo l'anno zero. Siamo ancora in una fase sperimentale, ma voglio davvero sperare che possa riproporsi questa iniziativa anche per i prossimi anni. Per cui ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla organizzazione, che hanno supportato gli organizzatori dando il proprio appoggio, il proprio supporto. Ringrazio l'UNICEF, ringrazio la scuola e anche i due principali sponsor che sono Stat Romagna e Romagna Acque,
che hanno, soprattutto Start Romagna, avviato anche un interessante progetto da portare anche nelle scuole per i nostri ragazzi. Quindi grazie a tutti quanti e speriamo che ci siano tanti visitatori a questa manifestazione sulla Luna. Grazie, un applauso a Evelyn. Devo dire che come non ci si può innamorare di Longiano, vero? Allora chiamo l'organizzatore, il presidente della FEDA, l'agenzia che ha organizzato il tutto, Daniele Barogno. Daniele, anche tu hai avuto questo colpo di fulmine? Perché io tanti anni fa, sono venuto a Longiano, 30 anni fa, ho avuto proprio un colpo di fulmine, mi sono innamorato e ho detto io verrò a vivere qui. E infatti così è stato, i miei figli sono nati qui. Adesso Giulia ha 19 anni, Gianluca ne ha 6 e in un certo senso mi sono fatto un po' adottare da Longiano, perché è stato un amore a prima vista. E poi parlerò proprio dell'idea dell'amore anche in senso totale, quando un paese ti accoglie o comunque è come una madre, no? Quindi accoglie i propri cittadini, i propri figli e così. Visto nel nome dell'amore si procrea e si cresce. Intanto grazie. Quando si parte, il ringraziamento a quest'ora è dovuto a tutti. Grazie al sindaco delle parole che ha detto, grazie all'amministrazione comunale che l'intera giunta ci ha accompagnato in questa avventura. È bella questa cosa, soprattutto la sottolineata del sindaco, soprattutto grazie a tutti quelli che hanno voluto partecipare. Era ed è un innamoramento di quelli particolari. La cosa bella questa sera giravo qui attorno e c'erano i ristoratori che mi dicevano sono tutti pieni. Che grazie anche a questo fatto che sono state dette alcune cose, è stata portata avanti questo percorso, questa sera Longiano è piena. Quindi credo che anche questo aspetto qui sia un momento, diciamo così, che accompagna le parole che diceva il sindaco Battistini, sul fatto che c'è stato un coinvolgimento totale del paese. Erano zero, siamo arrivati come tutte le cose, è fatica a spiegare tutti i piccoli particolari e tutti i piccoli dettagli, però abbiamo cercato in questo momento qui di dare una grande emozione del paese. All'interno di queste giornate, lo dico velocemente, ma a parte le mostre che vi vedete, c'è una rappresentazione di tele di Pascucci, di dipinti di Buratti, che ringrazio, che è qui presente con noi questa sera, il pittore Romano Buratti. C'è un lavoro grosso, grazie Romano, c'è un lavoro che è bellissimo, che è stato fatto con l'Istituto Statale di Forlì, Canova, artistico e musicale, che vedete è un lavoro di ricerca tematico, grazie a una classe, quindi ha creato una serie di cose belle, a mio avviso emozionanti. C'è un percorso con Piero Bartolini, che è un amico mio, ci siamo conosciuti 5 anni fa e da quel giorno, avendo lui tantissime iniziative, non solo pittoriche ma anche come collezionista, abbiamo delle cose bellissime sotto, di cartoline d'epoca, tutta una serie di situazioni, anche di quadri particolari che porteremo, che sicuramente verranno visti. Legato a questo si lega anche un passaggio con un'amica che crea dei mosaici splendidi, le fotografie che avremo di sotto sono molto importanti. Quello che è importante è che in queste giornate c'è sempre dell'attività. Questo era quello che volevamo, era quello che era un percorso, ma non potevamo inaugurare questa serata se non con una tematica importante. È nato un incontro per me importante con l'Istituto Lenzi, da lì è venuta fuori un'idea, alla ricerca di una coppia storica che potesse essere l'elemento celebrante della giornata di San Valentino, anno zero a Longiano 2020, e non poteva essere che Anita e Giuseppe Garibaldi. Da questo è partito un percorso inaugurale di questa serata, accompagnato poi da altri momenti di curiosità che andremo a dire di volta in volta, non vorremmo tirar fuori le carte tutte in una volta, poetici da una parte e anche di storie e di racconti dall'altra, e però era una coppia ci vuole per partire. La coppia dell'amore 2020 di Longiano in Love è Anita e Giuseppe Garibaldi, al quale va un applauso per il periodo storico in quale siamo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché è di questi
tempi una coppia che sicuramente eroica lo è stata. Poi dopo, da lì in poi, ce lo racconteranno poi dopo con altre situazioni. Questo è un po' quello che velocemente ho voluto dire. C'è una cosa carina legata a questo, chiudo veramente al volo. Lo diceva il sindaco, due chicche enogastronomiche. Uno chef romagnolo ci ha regalato una ricetta che da domani insieme alla Proloco distribuiremo, non gratuitamente perché naturalmente i costi delle spese per la cioccolata calda di una ricetta di Pollini, ma soprattutto la cosa bella è che abbiamo anche un bacio di Longiano. Il bacio di Longiano questa sera, quando uscirete di qui, ci sarà una degustazione, un breve assaggio di questa cosa che invece ha realizzato la pietrineria Gradisca qui di Longiano. Si sono impegnate proprio all'interno di questo percorso per creare un elemento enogastronomico dolce, originale, unito da un percorso tradizionale loro al tempo stesso con cioccolata e peperoncino, proprio per creare anche un percorso afrodisio collegato a questa cosa. Ho detto tutto, vi chiedo scusa se mi sono dimenticato alcune cose, i ringraziamenti sono tanti e buon Longiano in Love e grazie soprattutto a voi di essere qui. Grazie. Bene, allora chiediamo se la leggenda di Anita Garibaldi, quando Anita vide Longiano, disse Garibaldi, io voglio venire a vivere, voglio vivere qui, mi disse obbedisco e poi... Chiediamo se direttamente a coloro che ci portano questo grande messaggio. Facciamo un applauso, prego. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto l'organizzazione per essere qui, Fama, e il sindaco Battistini, l'assessore presidente appunto Maroni e diciamo così anche la nostra cavalleria, l'arma di cavalleria che ci accompagna sempre. Noi del Museo Renzi diciamo così siamo abituati alle questioni di amore, di pace, no? e quindi non potevamo mancare. Noi abbiamo accolto questo invito anche perché proprio in questi anni abbiamo messo a punto un progetto che è divenuto internazionale, Due Mondi e una Rosa per Anita. Ecco, io questa sera, adesso la domanda era... Che, insomma, era una battuta sul fatto che abbia detto obbedisco proprio sull'affermazione di Anita, ma era... Ah, è una leggenda. Ecco, volevo anche... c'è una clamorosa defezione questa sera, che è quella dei garibaldini. I garibaldini di solito sono presenti quando noi ci muoviamo, purtroppo sono stati decimati, nel senso dall'influenza, quindi questa sera non ci saranno. Ecco, poi ringrazio anche l'UNUCI, nella persona di Gianpaolo Grilli, che è anche un mio collaboratore qui presente, e anche Alessandro Ricci, che non è fra noi. Ecco, io questa sera sono qui per parlare dell'amore, no? Fra Anita e Garibaldi, dell'amore in generale, l'amore diciamo così convenzionale, c'è l'amore per la natura, c'è l'amore fra gli esseri umani, c'è l'amore per gli animali, ci sono tanti tipi di amore, c'è l'amore per la patria ovviamente. E questa sera parliamo di Anita, ma in realtà dopo vi farò vedere un po' alcune immagini quando finisco un po' l'introduzione. In verità l'amore non è sempre stato tale, diciamo così, quindi ci sono esempi nel Medioevo che sono anche esecrabili, nel Medioevo e nel Rinascimento. E, tanto per fare degli esempi, per dire c'era per esempio Violante da Montefeltro, sposa di Malatesta Novello, che sì, amava tantissimo suo marito, no? Ma di un amore talmente casto che alla fine era quasi come se l'amore non ci fosse quello fra uomo e donna, no? Tant'è vero che i maligni dicevano che non avevano mai consumato il matrimonio. Questo è testimoniato anche in parte dal fatto che non ebbero figli. Andò peggio, per dire, a Parisina Malatesta, figlia di Andrea Malatesta di Cesena, che fu uccisa dal marito, era un Este, Niccolò III d'Este, proprio per averla tradita col figlio, quindi, che si chiamava Ugo. Andò meglio invece alla bellissima
Giulia Farnese, che con il Papa Paolo VI se la intendeva, no? A quel tempo i papi avevano delle amanti, quindi ecco, vedete un po' l'amore a volte come sconfina, fatale. Mentre invece era il padre che la istigava, secondo proprio gli studi recenti, a sposarsi a quello o a quel signore, proprio per motivi, diciamo così, per rafforzare la potenza della famiglia. Ecco, scusate se può accendere quella luce, perché devo leggere alcuni passi proprio dal diario di Garibaldi, vi farò sentire appunto alcuni passi di Garibaldi, che amava appunto Anita, di come anche si sono conosciuti. Ora intanto proseguo. Ecco, io volevo sottolineare Longiano, proprio è stato già detto prima anche dagli organizzatori, anche dal sindaco. Longiano con l'amore ha veramente a che fare in maniera sostanziale, proprio perché chi meglio di Longiano può incarnare l'amore, e soprattutto l'amore per la cultura, no? E, abbiamo la cultura con la A maiuscola. A Longiano abbiamo personaggi, per dire, come Carlo Malatesta, che secondo me fu uno dei Malatesta più interessanti e anche più importanti, proprio perché spianò la strada di Malatesta e fu importantissimo anche per la stessa storia d'Italia e della Chiesa nel Concilio appunto di Costanza. Un altro è Sebastiano Fausto, lo ricordiamo, un grande letterato, e in particolare un artista molto importante, allievo di Raffaello, Scipione Sacco, sul quale c'è una ricerca, alla quale proprio il Comune di Longiano ha aderito e che ringrazio proprio quest'anno. Quindi ecco, veniamo ora proprio all'amore fra Anita Garibaldi Anita e Giuseppe Garibaldi. Tutto all'inizio, diciamo, quando nel 1839 Garibaldi conosce Anita, è un colpo di fulmine in pratica, ma bisogna risalire all'anno precedente, al 1838, quando in Brasile, nel Rio Grande, era scoppiata la guerra dei farrapos, cioè degli straccioni, la guerra farrapiglia, no? E Garibaldi proprio militava nell'esercito riograndese. Tant'è vero che era stato espulso proprio dall'Italia, addirittura condannato a morte per aver cospirato nelle insurrezioni filomazziniane. Il 22 luglio del 1839 Garibaldi entrò nel porto di Laguna con 3 imbarcazioni, alla bene meglio, diciamo così. Qui vediamo Laguna, nella quale siamo stati quest'estate, che è un posto veramente splendido, da sogno, con l'oceano e la laguna, appunto la baia all'interno. Ebbene, proprio nel mare, qui nel mare, nell'oceano, Garibaldi attraccò le 3 navi e fu da lì che avvistò Anita. In pratica, quando conquistò la città, proclamò l'indipendenza e poi il giorno dopo ci fu una punzione nella chiesa proprio della città, alla quale partecipò lo stesso Garibaldi, e fu allora che Anita vide per la prima volta Garibaldi, questo diciamo così, uomo bellissimo, era sui 31 anni, l'avete visto in precedenza, aveva gli occhi azzurri, i capelli biondi, la barba bionda, mentre invece il giorno dopo, quindi il 27 di luglio, Garibaldi da Rita Parica, la sua nave in rada, vide Anita, la notò con un cannocchiale. In verità proprio lui cercava un amore, in quel momento lui era molto triste, perché pensava di aver girato in lungo e largo per il mondo, e lui lo racconta proprio nelle sue memorie. E queste sono alcune delle sue memorie. Voi non so se sapete, ma Garibaldi ha scritto un poema, tra l'altro anche dei romanzi, ma in questo poema, proprio al capitolo 11, lui parla di Anita, la loda e la decanta, diciamo così, come la donna ideale. Sarà un amore loro che durerà 10 anni. Quindi è lui stesso a raccontare la storia di questa donna, no? Lui la definisce la più perfetta delle creature,
e che se ne dica infinitamente più facile di trovare un cuore umano fra esse, perché lui aveva un'alta considerazione della donna, la amava non solo in quanto tale, ma proprio la riteneva proprio un'amica, e quindi vediamo il suo senso proprio di responsabilità in questo, il suo senso appunto di sentimento. Così decide di curiosare proprio sulla riva, la vede di lontano, la nota proprio tra le altre, questa ragazza alta, assai piacente e quieta, con la blusa rossa e un fiume di capelli corvini. Per un momento la perde, ma poi rieccola forte e ambrata, agile come una gazzella scura, come tra alti girasoli, leggera come una brezza marina, fiammeggiante nella veemenza di un tramonto tropicale. In verità gli parli di averla sognata nelle foreste del Rio Grande, tra nuvoli turchesi di pappagalli in fuga, alberi pulluranti di corvi e donne che raccolgono i manghi. Tutte le donne riograndesi sono belle di forme e generose nel donarsi, pensa il comandante, ma Anita era il mio ideale, il mio sogno pensiero che si fa donna, il mondo vero, la mia vita e la mia morte. Poi, rivedendola nella realtà, gli sembra davvero la più perfetta delle creature, questa figura sognata e vagheggiata tra le pittoresche abitazioni della Barra, la collina, abbiamo visto, che domina all'entrata di Laguna, piccolo porto di Santa Catarina, diventato la Repubblica Indipendente con il nome di Iuliana, preso dal mese di luglio. Il comandante è talmente colpito dalla sconosciuta da mettere subito in acqua una scialuppa per precipitarsi a cercarla. Lo farà inutilmente per un'ora, finché un abitante del villaggio, che aveva conosciuto il momento dell'arrivo, lo fa entrare in casa sua. È in quel momento che proprio dietro compare Anita. Lui la vede, sicura nel passo e nel portamento, brusca nei movimenti, alta di statura, più di 1,65 m, di corporatura robusta e seno prosperoso, scura di carnagione coi capelli nerissimi e lunghi fino alla vita raccolti in trecce, ha un bel volto ovale e spruzzato di effelidi, con gli occhi a mandorla neri e immensi, che gettano una luce straordinaria. È questa la luce dell'amore che si è accesa. Restammo entrambi estatici e silenziosi, guardandoci reciprocamente come due persone che non si vedono la prima volta e che cercano nei lineamenti l'una dell'altra qualche cosa che agevoli la reminiscenza. I due sono come sotto l'effetto di un sogno. È il classico colpo di fulmine, l'amore a prima vista per Garibaldi, che ha 31 anni. Lui è bello e nobile d'animo e famoso, lei ne ha soli 18 ed è nel fiore dell'età. Qui la vediamo nell'immagine immortalata nella statua a Laguna, in Brasile. Tu devi essere mia, le dice in italiano, magnetico nella sua insolenza. Poi le chiede quale sia il suo nome in portoghese, lingua che conosce pochissimo. Aninha, risponde la ragazza. E lui, nel mio paese si dice Anita, per me sarai sempre Anita. Io vivo sull'acqua, solo, senza moglie, senza figli. Ho circumnavigato ogni mare, ogni possibilità umana per arrivare a te, Anita, e finalmente ti ho trovata. Staremo sempre insieme. È da quel momento che Anita e José Garibaldi saranno legati per sempre, e per sempre lui le cambierà il nome. Quegli sguardi intensi e languidi colpiscono il cuore di entrambi, e in quei giorni di intenso idillio Anita, attratta dall'animo di quel corsaro, se ne innamora. Abile cavallerizza, lei diventa la maestra di Garibaldi nel cavalcare, mentre invece Garibaldi le insegna l'arte militare. Cavalcano insieme liberi sulla spiaggia, dove rimangono per ore e ore a guardarsi, a parlarsi e ad amarsi. Anita è abituata a quella libertà, fin da ragazzina, quando scappava di casa e restava fuori col suo cavallo per giorni e giorni, e alla sera dormiva su quella stessa spiaggia e faceva il bagno nuda, suscitando dicerie contro di lei. Lei era nata il 30 agosto del 1821 a Morrinhos, un piccolo paese presso Laguna, e non aveva un carattere facile. Io dico José Garibaldi, ed è un nome che mi fa sognare una vita in paesi misteriosi, bellissimi, lontani. Viene da un paese chiamato Italia. L'hai mai sentito nominare? Chiede alla sorella. Anita non vuole mentire allo straniero, al bel corsaro dei capelli biondi come il sole, del quale è fortemente attratta, ma non gli dice che è sposata da 4 anni con Manuel Duarte, un calzolaio che
viene soprannominato Manuel dei Cani. Lui l'ha sposata proprio il 30 di agosto del 1835, proprio all'età di 14 anni, proprio quando Anita compie 14 anni. Eppure lei nel cuore sente sempre di essere una donna libera, non tanto perché il suo matrimonio è stato un fallimento e il marito, arruolatosi con gli imperialisti di Don Pedro II, se n'è andato da Laguna, senza più dare notizie di sé da 2 anni, ma perché Manuel dei Cani la maltrattava e la teneva segregata in casa, era sempre ubriaco e anche da sobrio, si mostrava come un vero pusillanime, sempre dalla parte del più forte, meschino, vile e codardo. Ecco che qui di amore non c'è nulla. Insomma, non era degno di lei, del suo amore, che del resto non era mai sbocciato, ma nemmeno della sua stima e del suo rispetto. Garibaldi continua nella descrizione, adesso io non mi voglio dilungare, ne cito un'altra. Anita, splendida amazzone, nei miei occhi ti scoprono nuda e ti ricoprono di una calda pioggia d'amore. In te canta il vento di prima mattina e i tuoi seni si fanno arpe profumate. In piena notte il tuo riso è come il fogliame fragoroso dei grandi alberi e quando scendi dal letto la tua camicia di luna è un lungo strascico d'azzurro. Quella è un'estate indimenticabile, giorni e notti di piena e pura sensualità che proseguono a bordo del Rio Pardo, la nave sulla quale il generale ha issato le proprie insegne di comandante della flotta della Repubblica di Santa Caterina. Ecco, arriva però il momento della partenza, Garibaldi deve partire e Anita lo vuole seguire assolutamente, quindi è disposta a abbandonare tutto, non esita a lasciare i suoi familiari, quindi ecco qui vediamo un po' il percorso che da Laguna, in questo punto, comincia appunto la ritirata, inseguiti dalle fazioni imperiali. Saranno 10 anni intensi, pieni di speranze, di promesse, ma anche di pericoli, di avventure drammatiche, di durissime privazioni. Anita combatte a fianco di Garibaldi, addirittura in un caso il cappello viene trapassato da un proiettile e poi fa anche la Croce Rossina, si occupa degli infermi, dei malati, dei feriti e poi accudisce anche quelli che saranno i suoi figli. Infatti lei partorirà il primo figlio in Uruguay, come vedremo. Proprio in Uruguay, qui la vediamo appunto in un disegno, ne avete già visti alcuni, di Edoardo Mattagna, in un famoso libro. Ecco, in Uruguay si trasferiscono proprio perché Garibaldi non vuole più avere a che fare con la guerra e qui hanno altri 3 figli. Il primo si chiama Menotti, l'unico nato in Brasile, invece Rosita, Teresita e Ricciotti. Rosita morirà in tenera età, a soli 2 anni. Garibaldi per sopravvivere fa il professore di matematica, questa è la casa in Uruguay, mentre lei fa dei lavori umili. Ma nel 1847, e qui vediamo l'unico ritratto fedele di Anita, che è stato dipinto proprio in Uruguay da un italiano, da quella parte, adesso non c'è la luce, potete vedere il quadro che è stato copiato, ricalcato da una famosa pittrice brasiliana, che è stato fatto proprio con la tecnica dell'art coffee, quindi una forma d'arte pressoché sconosciuta in Italia, no? Ma arriva il momento appunto che Garibaldi sente la nostalgia dell'Italia. In quel momento, siamo nel 1848, in Italia ci sono le sommosse e c'è l'ideale proprio di riottenere la libertà. E quindi prima di tutto parte Anita. Anita parte per prima con i legionari assieme ai 3 figli e viene accolta a Genova da 3.000 persone. Poi si trasferisce a Nizza, dove comincia a vivere con la madre, Rosa Garibaldi, una donna molto dura che fin dall'inizio la considera una donna di non buoni costumi, perché sa che Anita era sposata. Quindi inizia un rapporto conflittuale. Garibaldi la raggiunge nel mese di giugno del 1848, dopo 15 anni di assenza. Comincia a reclutare soldati un po' per tutta Italia, volontari, e
Anita cerca sempre di stargli vicino, ma lui la respinge, la fa andare sempre dalla madre, fino a che quando è il momento proprio cruciale nel quale la situazione si fa disperata, i garibaldini devono soccombere alle truppe francesi che difendono il Papa. In questo modo, dopo l'assedio, Anita raggiunge Garibaldi. Lui prepara la ritirata, siamo quindi già nel 1849, e comincia così la trafila garibaldina tra gli Appennini, una marcia durata 28 giorni, dove attraversano tante città, inseguiti da 4 eserciti, francese, spagnolo, austriaco e pontificio, finché arrivano a San Marino. Adesso andiamo molto velocemente, le città sono tante, Anita ha tante traversie, comincia ad avere la febbre che ha contratto nelle paludi pontine proprio per raggiungere Garibaldi, e quindi vediamo le porte di San Marino durante la ritirata. Questo è il vestito di Anita a San Marino quando le viene cambiato dalle donne di San Marino. Lei dovrebbe rimanere lì, però imperterrita decide proprio di seguire il suo uomo. Quindi proprio qui si vede proprio l'amore di una donna, e Garibaldi per amor suo acconsente, potrebbe costringerla a rimanere a San Marino a farsi accudire. In realtà lei proseguirà, e sono gli ultimi 4 giorni drammatici dell'esistenza di Anita. Il tragitto da San Marino passano per Verucchio, Poggio Torriane, San Giovanni in Galilea, Sogliano, Roncofreddo, nel territorio di Musano, nella chiesa di Musano, dove vengono accolti da un prete, Don Pompilio Fiorentini, fino a Longiano. Si trovano proprio allo sbocco del Camposanto di Longiano, e qui Anita, c'è proprio un aneddoto, che scende da cavallo e accorre incontro al borgo, al paese, anche perché pensava che la gente fosse ostile, e invece proprio Longiano si dimostrerà un paese molto amico di Anita e di Giuseppe Garibaldi, e ci sono proprio i nomi anche di alcuni longianesi patrioti: Cesare Masini, Annibale Bartoli e il forlivese Tommaso Galeppini. Quindi prendono la strada che scende verso il Rubicone e arrivano a Cesenatico alle 22:30 di quel primo di agosto. Le imbarcazioni vengono messe in mare, partono alla volta di Venezia, che è l'unico baluardo che resiste ancora agli attacchi, appunto, avversari. È lì che vorrebbero appunto riformare quella che era riscossa. Ma sulla punta di Goro, qui vedete proprio in prossimità di Magnavacca, che è l'odierno porto Garibaldi, vengono intercettati da un brigantino austriaco, l'Orestes, che praticamente dà l'allarme, e i 13 bragozzi vengono assaliti. 8 di essi vengono catturati, mentre 3 riescono ad arenare. In uno di questi ci sono proprio Anita e Giuseppe, che cominciano questa fuga all'interno proprio della bassa, tra la bassa ferrarese e tra la bassa ravennate. È una corsa disperata verso il tempo, e qui vediamo proprio il capanno Garibaldi, che è un famoso punto fermo, no, della trafila garibaldina, con un sole cocente, Anita ormai nel carrettino con Garibaldi che cerca di fare ombra, ma ormai non c'è più niente da fare. Si arriva proprio alla fattoria Guiccioli, il proprietario dei fratelli Ravaglia, dove Anita alle 19:45 del 4 agosto muore tra le braccia di José. Questo è il letto di Anita, dove la ricostruzione della stanza dove lei morì, e questo invece, anche perché le spoglie di Anita ebbero delle traversie, Garibaldi la portò a Genova, poi a Nizza, e poi invece al tempo del fascismo fu portata al Gianicolo a Roma, e questa è la statua equestre al Gianicolo. Ecco, quindi vediamo la figura di Anita, no? Quanto rappresenti proprio l'amore, abbiamo visto da questo gesto, appunto, cioè da questo amore fra Anita e Giuseppe Garibaldi, è nato il progetto proprio Due Mondi e una Rosa per Anita, che proprio perché questa donna ha incarnato i valori più positivi, no? Positivi e nobili, ed è proprio la Romagna che intende donare ad Anita
una rosa, proprio quale gesto semplice, spontaneo, ma si tratta di un gesto importante che è stato recepito proprio dall'altra parte dell'oceano in maniera incredibile. Noi non ci aspettavamo una cosa tale, anche diventando il primo progetto del Brasile culturale. Questa è la rosa di Anita, creata da Giulio Pantoli, un combattente, un partigiano, che è deceduto proprio nel 2018, poco più di un anno fa, a 96 anni. Lui è il padre della rosa e anche qui c'è un ibrido di rosa che viene curata dal professor Ricci della scuola agraria. E qui la prima rosa inaugurata a Ravenna, proprio nel sito di Mandrioli, dove Anita è morta, alla presenza di tutti i sindaci fondatori del progetto, sono 11 comuni, e proprio vedete la rosa e la targa. Questa è la targa che viene inserita in tutti i comuni nei quali viene messa a dimora la rosa, con il motto Insignium Rosa Anita Fidelis, con un progetto ministeriale, con la regione Garibaldini, e questi sono i luoghi dove fino ad ora in Romagna sono stati piantati, per lo più sono luoghi della trafila garibaldina, ma abbiamo richieste da ogni parte d'Italia, dal Veneto, dal Lazio, dall'Emilia, e proprio ad aprile una delegazione dal Brasile, di tre stati, i tre stati più ricchi del Brasile, verranno proprio in Italia a visitare questi luoghi, proprio le città della Rosa, e quindi sorgeranno proprio delle collaborazioni a livello turistico, commerciale anche, e culturale, proprio perché il progetto è stato molto apprezzato. Ecco, questi qui vediamo un po' quelli che sono i patrocinatori del Museo Renzi e la Scuola Agraria, che sono gli ideatori del progetto, e tutti i comuni e i luoghi dei vari, tra cui anche la nostra arma di cavalleria e l'ONUCI. Ecco, questo è il nostro viaggio in Brasile nell'agosto del 2019, dove siamo accolti stati accolti in tutte le città, in sei città brasiliane, con i sindaci che hanno proprio in alcuni casi firmato proprio l'adesione al progetto. Questo è il mio alter ego, diciamo così, in Brasile, quello che si occupa della rosa in Brasile, si chiama Adilcio Cadorin, direttore dell'Istituto Culturale Anita Garibaldi del Brasile. C'è proprio un istituto ufficiale e si sta diffondendo appunto in tutto il Brasile. Poi c'è la sindaca di Verucchio, Stefania Sampa, che ci ha accompagnato, fra i sindaci ha rappresentato, tutti i sindaci ci hanno rappresentato. Questa è l'inaugurazione di una rosa a Imbituba, una città portuale, dalla quale proprio è proprio il dipinto che abbiamo visto poc'anzi. E questo è proprio il dipinto che abbiamo esibito, che ci è stato donato per l'occasione. Qui invece siamo in un'altra città, a Tubarão, una città di più di 100.000 abitanti, città fantastiche, sono bellissime città, modernissime, molto tecnologiche. E qui vediamo il ministro proprio nazionale che è venuto, questo è il sindaco, si chiama Ponticelli. Tutti i sindaci sono di cognome italiano, perché il 70% delle persone proprio in questi stati è di origine italiana, quindi sono 30 milioni di abitanti, mezza Italia, che sono letteralmente, siamo così, affascinati, no, dalla rosa. E proprio in queste ore Anita Garibaldi Jallet, che è la discendente diretta di Garibaldi e di Anita, è proprio in Brasile a inaugurare sei rose. Noi ovviamente non siamo potuti andare perché ne inaugurano in continuazione, ma lei è voluta andare. Ecco, questo è il... Poi tra l'altro la rosa è stata adottata anche all'Università Brasiliana do Sul, noi l'abbiamo visitata, e viene coltivata in vitro, quindi vedete anche la maniera con cui, già in migliaia di esemplari. E qui ci hanno accolto al Parlamento, dove abbiamo presentato il progetto, c'è stato uno scambio di doni, e qui un po' i gemellaggi. Quindi ecco, questa invece è proprio la rosa piantata a Laguna, nella casa di Rita Garibaldi, che abbiamo visto in precedenza, dove è proprio la casa, il museo di Anita Garibaldi, proprio nel giardinetto. E qui siamo con le guardiane di Anita, queste ragazze, appunto donne, che rappresentano proprio la loro eroina, no? Cioè proprio questa, è proprio una cosa anche folcloristica, cavalcano, galoppano, cantano canzoni anche in italiano, perché qui ci sono quasi tutti di origine veneta, lombarda, quindi le tradizioni italiane sono ancora molto forti. E questa è la rosa di Laguna.
Ecco, tutte le volte, con questo concludo, forse non so, ditemelo se mi sono protratto oltre, ecco, tutte le volte che viene a messa a dimora la rosa, no, nelle nostre città, io penso sempre che si raduna, no, come anche in questo caso, una comunità fortunata che si identifica proprio nei valori, nell'amore di Giuseppe e Anita Garibaldi e negli ideali che essi rappresentano, quello dell'unità, quello della libertà dei popoli, quello dell'integrità morale, quello del senso del dovere, della purezza d'animo. Ecco, sono tutte prerogative proprio di una comunità fortunata che non sogna la libertà, ma perché già la possiede, perché può contare su una patria forte, no? Che si rispecchia in quei valori. E ciò non fu tale invece per Anita, che mai poté realizzare quei sogni, che mai vide la sua nazione, il suo stato ottenere la libertà a Santa Catalina, né mai vide l'Italia libera, unita. Ecco, allora, che trovarsi tutti insieme ogni volta per inaugurare una rosa, no, nel nome di Anita, in tanti comuni del mondo, e offrire il tenero omaggio, appunto, e con esso il sentimento di quella unità e di quella libertà così tanto attese, che lei stessa non ha potuto raggiungere, ecco, sono tutte emozioni che si conserveranno sempre nel nostro cuore, no? E nei luoghi della memoria dove la rosa viene messa a dimora. Ecco, non posso fare a meno di ricordare le parole Garibaldi quando disse: io perdonerò agli italiani la tua morte, Anita, quando lo straniero non calpesterò più la terra che racchiude le tue ossa. Ecco, con queste parole praticamente la morte della Bruna Merindia, come viene anche chiamata, diveniva un seme di libertà, il desiderio di dipendenza degli italiani. Ecco, riparte in pratica da qui il tema della patria, ma soprattutto dell'amore, no? Che viene incarnato da una parte da Ugo Foscolo e dall'altra invece da Garibaldi. Il primo è l'ispiratore e l'altro il finalizzatore, e Anita rappresenta come l'anello di congiunzione tra questi due momenti, no? Tra questi due capisaldi. Lei che amò un uomo solo, lei che amò non una ma due patrie, lei che coltivò per tutta la vita questa stessa speranza. Ecco, io penso che se fosse sopravvissuta quel 4 agosto, se fosse sopravvissuta all'unità d'Italia, assieme a Garibaldi sarebbe potuta essere anche avrebbe potuto fare tante altre conquiste, tante altre lotte. Probabilmente la lotta all'emancipazione femminile non sarebbe stata fatta così tardivamente. Ecco. Ho concluso. Ah, ok. Anita è il tuo nome, rosa dei giardini, sei fiera e bella allo sfogliare delle primavere, l'appagniere di foglie, brulicante di cinguettii, lo sguardo del sole che riscalda il tuo lento sbocciare. Sei il fascino della donna amata in due mondi, regina nell'aria tiepida, nemmeno tu chini il capo. Silenzio senza ritorno porti il suo nome, non più in fuga tra polvere e barri del mondo, ma sfiorata dal vento caldo che stropiccia la veste di petali rosa. Sotto la grande navata del cielo che il sole colora dall'oro al corallo, non sei sola, ti accarezza il viandante, sul cuore ti posa recisa, sei la rosa di Anita. Vederti fiorire riempie un vuoto,
nei giardini della memoria. Parlami d'amore, ma a questo punto ve ne parlo direttamente domenica alle 17.30 in piazza. Leggeremo le vostre dichiarazioni d'amore, le dichiarazioni magari che potete già lasciare al numero che vedete all'interno della brochure. E poi la dichiarazione più originale vincerà una cena per due in un ristorante di Longiano. Vi dicevo, Longiano accoglie come una madre. Vi volevo leggere al volo una parte del recital estemporaneo di domenica, e si intitola Chi è fuori è fuori, chi è dentro, due parole che ho scritto proprio in occasione di Longiano in Love. Richiama il nascondino, una volta si giocava a nascondino, adesso non so se ancora i bambini giochino a nascondino, e dice così: ho contato fino a 100 ad alta voce, ad occhi chiusi, che ho cercata per giorni e giorni nelle stanze della memoria, nella soffitta dei bei ricordi, nella cantina della paura. Ho trovato tutto, ho trovato tutti, tranne te. Ascolto in silenzio. Ho sentito un rumore, un battito in più, che sei nascosta nel cuore. Hai vinto, mamma. Aspetto qui fuori, ti sento cantare. Sorrido e ricomincio a contare. Questa è Chi fuori fuori, che è dentro dentro, il paese che accoglie, e quando sei all'interno del paese poi avremo anche un brano di prosa di un poeta ungherese che vi leggeremo con gli altri amici del Teatro della Rosa proprio domenica alle 15.30. Noi proseguiamo, a questo punto io richiamo Daniele Barogno, perché ecco, facciamo un applauso a Daniele. Abbiamo tre poeti, sono qua proprio per testimoniare la poesia. Per introdurre quello che è un percorso, è una scelta che insieme all'amministrazione comunale abbiamo voluto e cercato in questa edizione. Quando si celebrano determinati momenti possono esserci tante occasioni di divertimento, di incontro culturale, e noi quest'anno abbiamo fatto due scelte. Una scelta è che se si celebra l'amore a 360 gradi non si può non parlare di poesia. Partendo da questo percorso, e grazie a Giorgio Magnani per tutta la sua collaborazione, questa sera insieme a lui ci sono due poeti, io direi non importanti, importantissimi per il nostro territorio. La poetessa Tisselli e il poeta, non solo poeta, Miro Gori, oltre che a Giorgio Magnani. E credo che questa serata inaugurale celebrata da loro è un momento effettivamente di eccellenza poetica all'interno dell'amore e all'interno di Longiano, è il modo migliore, e io soprattutto, prima di tutto, le ringrazio per la disponibilità e la condivisione di un progetto dove oggi in tutta la Romagna solo Longiano parla di poesia. Grazie ancora. Giorgio Magnani, Giorgio, grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo per Longiano in Love. È stato comunque un piacere, perché è stata un'avventura bella che ha coinvolto tutto il paese, tutte le scuole, quindi mi sono divertito. Nell'occasione, io sono un poeta dialettale principalmente, scrivo anche in italiano, mi diverto col dialetto. E nell'occasione di questa iniziativa ho composto Longiano in Love, e io adesso ve la leggo in dialetto. Spero che la capiscano poi eventualmente. Lonzain in lo, che emozione, ai siam con la prima edizione.
i poeti azà andenta a scuole, parinsnie di bordel dal parole, canzonetti come una caressa, o tentrobi per la sicurezza. Tutti a me sono un sac di impegni, e la voglia di fare un gran bel segno. Ave me che l'Unicef, me novità, non sei in love, le sa qua. Dai chef una cicoletta calda, e la voglia d'aus la rinselda. Dai lievi lucheli, un mil d'inchent, e la proloco con un voin elegante. Par minsia la degustazione, e basta sal guerri e sal distruzione. Si politic buseda res la confusione, sotto l'ombra di castel di malatesta, adesso la zenta la vostra festa. Insomma, basta cagnere blì, adesso è il momento ad vlois bì. Mi fermo qui anche per questo personale un po' di corsa. Grazie, grazie Giorgio Magnani. Poi avremo modo di sentire altre sue poesie, proprio anche magari in occasione di Parlami d'amore. E chiamo come Caterina Tisselli. Caterina, siamo al sedicesimo libro di poesie. Sedicesimo libro di poesia, è l'ultimo, tradotto anche in lingua spagnola, e premiato al Ministero dei Beni Culturali. Buonasera a tutti, è per me veramente un piacere essere qui. Devo ringraziare l'amico giornalista poeta Giorgio Magnani per avermi coinvolta in questa kermesse longianese. Mi compiaccio e mi complimento anche con il sindaco Hermes Battistini e tutta l'amministrazione comunale di Longiano per aver accolto questo progetto, che è un progetto veramente positivo. Così come è stato positiva anche l'esperienza per me all'interno delle scuole con i bambini, che hanno veramente atteso le mie aspirazioni poetiche, mi hanno veramente arricchita anche loro con la loro curiosità, con la loro semplicità, con la loro purezza del cuore. Questa sera sono qui e vorrei anche declamare, dire una frase di Madre Teresa di Calcutta, una frase molto importante che riassume un po' tutto l'aspetto, un po' tutto lo spirito di quello che è il bene, di quello che è l'amore. Madre Teresa di Calcutta infatti disse una frase molto significativa, disse: non permettere mai che qualcuno venga da te e vada via senza essere migliore e più contento. E credo che Longiano con questa manifestazione colga veramente questo spirito. Grazie. Un trittico d'amore, sono tre poesie abbastanza brevi. Immenso amore. Nel profondo azzurro degli occhi c'è una strada che conduce lontano, dove il vento parla d'amore, dove il cielo ha le stelle più luminose, dove l'amore è grande come una montagna. Quella strada, nell'azzurro degli occhi, è l'immenso confine fra la vita e l'eternità. Zingara del cuore, bagnami d'ombra sospesa sulla sera, fra l'eco di memorie sconsacrate e vuoti d'oggi, inquieti alla blandizie di amori nuovi, e disincarna il sogno, contemporanee attese di commiati, di sospiri sommessi confusi, inorditi di nebbia, che mi fanno straniera, zingara del cuore. L'ultima, dedicata all'amore, il cammino dell'amore. Simile a un gabbiano, il pensiero si eleva alto nell'azzurro del cielo e vaga al ricordo di un incontro lontano, quando due cuori timorosi e soli si presero per mano, uniti e forti, lungo il cammino dell'amore, dove nessuno mai potrà entrare né rapire i momenti migliori. Grazie a tutti. Grazie a Gianfranco.
Era all'epoca un San Maurese come me, che lo sei ancora San Maurese, eh? Beh sì, siamo un po' così di cuori... Però Gianfranco ha fatto tantissima carriera e sono veramente contenta per lui, perché è sempre stato un ragazzo artista con la maiuscola, è molto grazie. Buono. Grazie. Grazie a te, grazie, grazie. Complimenti. Dal mare, noi abbiamo condiviso tante cose, San Mauro Mare... mare sempre nel cuore, però siamo un po' cittadini del mondo. Bene, adesso chiamo un cultore della Romagna, ma non solo, uno scrittore, un poeta, amante dell'arte a tutto tondo, per non parlare dell'arte cinematografica, perché ha scritto tante cose, ma quindi un personaggio poliedrico, eclettico, Gianfranco Miro Gori. Grazie Gianfranco per essere qui. Miro. Ecco perché ogni tanto facciamo questa gag, perché in effetti i nostri padri erano cugini, secondo i cugini, e molte volte ci si confondeva. E una cosa che dissi anche in occasione di Sento la nostalgia di un passato, un recital che grazie a Miro abbiamo rappresentato alla Casa Pascoli, nel giardino di Casa Pascoli, quando io dissi a mio padre: ma mi hai chiamato come figlio di Puglio, no? E allora, come succede in Romagna, si battezzava magari con un nome e si chiamava poi il figlio con un altro nome. Tu sei Miro a tutti gli effetti, giusto? Anche se all'anagrafe sono Gianfranco, per cui io e te siamo assolutamente omonimi, però io sono Miro, non Gianfranco. Bene, io leggerei, però sto pensando che forse sarebbe bene magari leggere anche l'italiano, siete tutti dialettofoni tranquilli. No, legge anche la versione in italiano. Forse meglio, eh? Allora, leggo prima, scusate. Sono tre, abbastanza breve. Raddoppiano con l'italiano. La prima è questa. Bambine, leggo prima l'italiano, poi vi faccio sentire il dialetto. Bambine e ragazze, dove sono quelle bambine? Dove sono quelle ragazze? Dove si nasconderanno? Quelle che gli piacevano, ma lui si vergognava. Quelle che gli correvano dietro e lui scappava via. Quelle che erano così belle che non aveva nemmeno il coraggio di sognarle, quelle che ondeggiavano i fianchi, quelle che stavano rigide, quelle con le gambe torte, quelle con le gambe dritte, quelle more, rosse, bionde, belle, brutte, simpatiche, antipatiche. Dove sono quelle bambine? Dove sono quelle ragazze? Dove si nasconderanno? E adesso sentiamo in diretto. Burdelli ragazzi, due cagliecca al Burdelli, due cagliecca ai ragazzi, due che smaserà, quelli che gli piaceva Moleu, un sacristeva, quelli che gli correva dritto e Leu e ci aveva via. Quelli che gli era sebeli, una voiva gnecca e curaci di insugneri, quelli che scuda serva, quelli che si incoeva, quelli salgambi dritti, quelli salgambi torti, calmori, gagi, biondi, belli, brutti, simpatici, sgustosi. Due cagliere, carburtelli, due cagliere, car ragazze, due carmasarà. Se e na, qui invertirei la sequenza. Prima vi leggo in dialetto, poi l'italiano. Se e na, da chi dè, spessa i voi da rapanè, guardivi i gressi di gazzornir. La Madonna, tacciotta, ut cundleva la soiga quanche marangon o la indieva. Tutte le soira, tsivi, da santoi la radio, i fatte mon, al canzonetti, al nutoi si despor, nota in vici, tsivi, a sarchei che aveva nigar, l'ostar, come a Pechino, d'una burdella che qualche suo occhio, i gioveva a sé, sulla testa la faceva a sé, andà. Sì e no. In quei giorni, dietro i vetri appannati, guardavi il grido degli uccelli neri,
La mattina da sotto ti cullava la sega quando il falegname la avviava, pomeriggio e sera ascoltavi la radio, i fatti del mondo, le canzoni, le notizie sportive. Di notte invece vagavi a cercare i capelli neri, lucenti come a Pechino, di una bambina che quando i suoi occhi dicevano di sì, con la testa faceva segno di no. Si chiama Aria. Aria. La voia accarsela d'impartout come l'aria. Clans vergogna di couple a robi de monte. Italiano, aria. La voglia di accarezzarla dappertutto, come l'aria che non si vergogna di avvolgere le cose del mondo. Grazie. Allora, un applauso per Pietro Caruso. Ciao Pietro, ben ritrovato. Grazie, scusate, ma dover presentare una cosa di Fellini a Rimini, poi ti trattengo per le bracche anche quando il tempo passa. Questa è una bellissima iniziativa, come avete sentito già nelle varie forme di presentazione, però ha un obiettivo molto più ambizioso, che è quello di costruire un brand culturale e turistico e in qualche modo capace di promuovere un sistema di relazioni a Longiano. Ci si prepara sul fatto di una scelta che l'amministrazione ha condiviso, ma non solo, anche alcune delle strutture che lavorano sulla promozione turistica e l'accoglienza, in primo luogo la Proloco, ma insieme nell'azione che ha fatto, che hanno fatto gli amici di Feda, nell'incontro con la popolazione locale. È una specie di miracolo quello che in realtà Longiano nella storia è riuscito a costruire nel sistema di relazioni complicatissime della Romagna. Non c'è bisogno di citare il purgatorio e la rampogna che Guido del Duca fa alla Romagna del 1230, che ha perso la cortesia, i valori dell'amicizia, i valori dell'onestà e della rettitudine. Questo è il migliore auspicio che facciamo nella prima giornata di Longiano in Love. Grazie. Io chiamerei Giorgio Magnani perché c'è un'altra sorpresa e poi abbiamo altri ospiti da chiamare qua sul palco. Un palco allineato. Ecco Giorgio, c'è una sorpresa perché si parla di chef. Sì, esatto, noi abbiamo la fortuna di avere domani una cioccolata particolare fatta da uno chef stellato, un ragazzo di 33 anni che ha fatto una lunga gavetta e che adesso è arrivato al top perché è stato dichiarato da Gambero Rosso miglior chef italiano del mondo. Lui ovviamente in questi giorni sta lavorando a Mosca perché lavora per Carlo Cracco, idealmente con noi, però stasera abbiamo i genitori che io chiamo qua da me perché gli volevamo consegnare un attestato di riconoscimento per Emanuele Pollini. Esatto, tra l'altro io e te ci conosciamo da 30 anni, da quando eravamo nel consiglio d'istituto della direzione didattica di Gambetto, perché allora eravamo uniti Longiano e Gambetto assieme. Da questa amicizia arriva questa cosa bella che io adesso ti consegno, è un attestato di riconoscimento a Emanuele, dopo quando verrà giù tu sai che... esatto. A nome suo, dai, ringrazio del pensiero e so che lui, diciamo, ha sempre nel cuore la Romagna, infatti parecchie volte ci sentiamo e parla il dialetto, parla il dialetto nonostante 33 anni, nonostante sia stato molto tempo fuori, però il cuore sembra, e spero che prima o poi riesca a fare una bella cosa per la Romagna, ecco, che metta su qualcosa qua, ecco, un ristorante. Grazie mille. Io ringrazio Emanuele. Non lo conosco personalmente, conoscevo te perché ho abitato tanti anni a Gambettola, quindi ci siamo incrociati per Gambettola
Ringrazialo da parte mia, volevo solamente dirgli che se un giorno fa piacere di venirmi a trovare a Longiano, sarà sempre il benvenuto, così potrò ringraziarlo di persona. Grazie. Grazie. Adesso a questo punto chiamiamo ancora Pietro. Pietro, vieni qua con me che abbiamo altre due illustrissime ospiti da presentare, quindi lo facciamo insieme, facciamo i due cavalieri, poi della tavola rotonda, prima di andare a tavola, anche se è una rotonda che è quadrata, lo stesso, chiamiamo le ospiti. Allora, chiamiamo per quanto riguarda in particolare le cifre dell'amore, la scrittrice Liliana Babbi Cappelletti. Direi anche di chiamare insieme, però, sì. la chiamiamo già, anche l'amica Chiara, presidente dell'UNICEF di Forlì Cesena. Chiara Morale. E allora qui devo, si dice, togliermi la giacca per fare quello che è stato ed è in gran parte ancora il mio mestiere, che è quello dell'intervistatore. Perché è chiaro che con ruoli diversi, Chiara, che pure ha una storia che non racconteremo in questa edizione, molto importante dal punto di vista culturale, nel lavoro di ricerca, nel lavoro anche di costruzione di quella che sono gli istituti culturali in Sicilia e le fondazioni culturali. Per questa volta ci limitiamo a raccontare solo quello che è poi il rapporto fra questo progetto e il ruolo dei bambini e del legame, come avete già visto questa mattina, con Longiano per quello che riguarda la promozione di questa passione che è l'amore per i bambini. Ma con la nostra amica scrittrice invece vorrei chiederti in qualche modo di declinare, visto che hai una produzione molto alta, pubblicistica, di libri e di racconti, un pochino la tua idea dell'amore come si è espressa nel corso delle tue pubblicazioni e anche, se vuoi citarlo, dei lavori più recenti, perché ovviamente noi abbiamo scelto un titolo, ma ce ne sono molti altri nella tua produzione. Vorrei appunto che ci dicessi un po' qual è il tuo segreto o qual è in qualche modo il modo con cui tu racconti l'amore e i sentimenti nelle tue pubblicazioni. Grazie. Le mie pubblicazioni sono nate proprio per amore. Sono nate da una ricerca che io avevo fatto proprio qui, Cesena, Cesenatico, ma soprattutto Rimini, Forlì, Ravenna, Faenza, per quello che riguardava il lavoro femminile, in particolare l'abitudine, l'amore per le donne al ricamo, che non è un lavoro femminile ma è un lavoro prettamente maschile fino alla fine del Settecento, diventa femminile solo dopo, ma soprattutto per cifrare la biancheria, quindi le cifre. Nasce così l'idea delle cifre ricamate, le cifre sono state utilizzate dalle donne per riconoscere e dare importanza alla biancheria della casa, per manifestare il loro amore per ciò che facevano, l'amore per il compagno a cui dedicavano le loro cifre, ma anche amore per un'attività che era considerata molto secondaria ma invece molto importante per le donne. Altrettanto amore io ho dedicato non solo a questo per la quale io sono forse più conosciuto, ma anche alla cucina. Ma io vorrei non parlare di questo, vorrei chiedervi il permesso di fare una dichiarazione d'amore se mi è possibile. La mia dichiarazione d'amore nasce per Longiano, perché la mia famiglia nasce a Longiano, dalla parte della mia mamma, proprio qui sotto abitava il nonno. E noi arrivavamo da Cesena durante le feste, durante il periodo estivo, e in questa strada bellissima, tornanti, i miei fratelli sempre maldauto, io mai, con questi pini grandissimi e meravigliosi, poi si arrivava qui in paese ma non si entrava, si scendeva giù per una specie di tratturo. E allora c'era questo meraviglioso giardino della casa della nonna, con questi fiori attorno c'era una recinzione tutte di canne incrociate. E allora nei miei ricordi cose bellissime, tutti i miei cari, i miei nonni sono sepolti qui a Longiano, ma arrivare a Longiano era prima la casa della nonna, il giardino, erano i letti in ferro battuto che alla notte scricchiolavano, era la rola alta, erano le merende fatte con il pane, l'olio e l'aceto. Ma non solo,
erano le scappatelle coi cugini per andare a vedere le cave qua sotto piene d'acqua, dove si raccontava c'erano tutti i corredi della mamma, della nonna e delle figlie sepolti perché con i bombardamenti era crollato tutto. Era la festa del crocifisso, che era una cosa meravigliosa, era fare questa scala che a noi bambini sembrava lunghissima, ed inverno era il presepe, che era una meraviglia, si veniva per vedere il presepe e soprattutto quell'immaginifico castello in cui noi immaginavamo cose meravigliose. Io non scriverò una lettera d'amore e metterla là, una dichiarazione d'amore, ma questa è la mia, visto che il tema è la mia dichiarazione d'amore per Longiano, che rimane nei miei ricordi, rimane nel mio cuore e sarà sempre la mia patria d'origine. Grazie. Grazie, detto con molta semplicità, anche molta incisività, questo messaggio d'amore in questo caso è il legame con le origini familiari. Direi di più, per poi fare una domanda anche all'amica presidente dell'UNICEF, di diverso taglio, è una cosa interessante il fatto che nella storia per esempio dei grandi premi che sono stati riscoperti di recente, per esempio un premio a Pieve Santo Stefano importantissimo, pensate che molti dei racconti inediti, biografie familiari, diari, sono stati scritti sulle lenzuola di casa e sulle tovaglie. Come siete riusciti in questi ultimi anni, soprattutto da quando sei presidente, a insomma alzare il livello dello scontro contro chi non ama l'infanzia e nello stesso tempo però a costruire una strategia di consenso che non riguarda soltanto la cronaca nera o l'attualità, perché voi non avete solo, non avete una finalità punitiva. In qualche modo raccontaci brevemente la cifra di questa esperienza. Grazie mille. Io intanto inizio semplicemente con una frase. Mi sono letteralmente lasciata travolgere dall'amore e dalla passione che l'amica Liliana Babbi Cappelletti ha praticamente trasmesso e profuso in un modo veramente unico. E ritrovarmi a Longiano, che già da un po' di tempo immaginavo in questa serata, no? Che adesso trovo ammantata di amore, e adesso siamo arrivati veramente al momento clou, ovvero a vedere concretizzare il Longiano in Love. Come UNICEF è inserita in questo contesto? E noi, parlando di UNICEF, facciamo un'associazione di idee con quelli che sono i teatri magari di guerra, gli scenari un po' in cui si vedono bambini che soffrono, che sono vittime di malattie, sono vittime di epidemie, di calamità naturali, bambini soldato. Però oltre a questo, che noi, su cui ovviamente noi teniamo molto alta l'attenzione, c'è una cultura dell'infanzia che portiamo avanti nei nostri paesi, nei paesi in cui siamo abituati a quello che è il buon vivere. Perché? Perché se ci fate caso, i diritti dei bambini sono spesso ritenuti ovvi. Un bambino ha diritto al gioco, ha diritto ad essere ben nutrito, ha diritto ad essere amato, ad essere protetto, ad andare a scuola, ad avere un nome, un'identità. Cose che ovviamente vengono negate in tante parti lontane del mondo. Però nel momento in cui noi, nel nostro contesto, nella nostra piccola realtà, diamo per ovvi questi diritti, perché ormai sono acquisiti, fanno parte di noi, secondo noi come approccio UNICEF è un modo per lasciare che questo diritto perda qualcosa. Perché quando qualcosa è dato per ovvio si fa meno attenzione e quando cala l'attenzione si perde qualcosa. Come UNICEF noi vogliamo mantenere alta l'attenzione per una cultura dell'infanzia, soprattutto anche dove i diritti sono ritenuti ovvi. Il ricavato anche dei nostri banchetti, faremo una piccola raccolta fondi, abbiamo deciso di devolverla interamente a sostegno del progetto contro la lotta alla malnutrizione, proprio per creare un ponte
tra questo che sono tre serate di buon vivere, di cultura, di divertimento, con quello che può essere un piccolo grande gesto di solidarietà. Non mi resta che lasciarvi con parole al vento, visto che le parole diventano poi realtà, e quindi quando il vento ti vuole parlare ascoltano, sono parole potenti, senza riserve, semplicemente devastanti, un colpo impetuoso, un alito fresco, poi un forte frastuomo, ecco che torna ancora, poi ancora una, e per ore e ore continua a parlare ad alta voce, a bassa voce, sussurra parole, un amore sfuggente, ricordando il passato, vivendo il presente. Innamoratevi, tutto il resto è vita. Benvenuti allo